Sabato a tutti, buon sabato, ciao, come state? Vi tocco tutti. Ben arrivati in Mister Estino, Rastri, Magico Bue, agli altri che ci sono anche in chat. Assonnato, ma bene, e dormi di più, perché cosa che ti dorme in Mister Estino? Cosa hai fatto ieri sera, vecchio satiro? Buongiorno Tini. Buongiorno Uchini. Allora, una roba alla volta, grazie. Ah, allora. Facciamo quelli che intanto lanciano Isaac. Mettiamoci in basso a sinistra, proviamo oggi a fare una cosa diversa dal solito. È orribile. Allora, qua non si capisce cos'è quel puntino che c'è lì. Cos'è quel puntino? Non lo sapremo mai cos'è quel puntino. No, è semplicemente questo qua che l'abbiamo messo qui. Ecco, è sparito il puntino. Vedi che... Però devo andare dall'altro lato. Ok. Ce la possiamo fare. Oggi facciamo una live senza il bordino, vi piace? Perché volevo riguardare quell'altra che avevamo fatto l'altro giorno. Ma poi non mi ricordavo più qual era, quindi ho detto, non ho voglia di guardarle tutte, faccio che farne un'altra e così poi vediamo com'è venuta. Già c'è il fatto che il sabato viene fuori questa cosina qua di luce che... Ma meglio. Che è complicata da far sparire perché c'è un... Io c'ho un... Come si chiama? Tutto un'illuminazione naturale che viene da lì e non voglio tirare giù le tapparelle. All'una del pomeriggio del sabato, soprattutto d'estate. Mi è caldo solo a pensarci. Allora, che cosa dobbiamo fare noi? Tra l'altro, vi faccio vedere prima così, giusto per vantarmi un po'. A parte il fatto che qua avanzano lentamente tutti i vari completion mark, avanzano anche qua i completion mark lentamente. Pian pianino cominciamo a farle anche di là. Ma questo è il mio salvataggio. Nel nostro, noi eravamo a che dobbiamo sbloccare della gente. Quindi abbiamo sbloccato Isaac e Magdalene. Ora ci tocca Caino. Caino, buongiorno. Allora, caro signor Caino, iniziamo con una stanza orribile, però si può dire. Tutta la buona volontà, dottore, però è un po' piccina questa stanza, signorina. Come prima stanza è un po' piccina e un po' affollata, io glielo dico. Vabbè, abbiamo trovato un trinket da mettere. Questa qua intanto portiamo dietro. Il trinket lo vediamo dopo e lo posiamo dopo. Siamo già a un cuore, cominciamo malissimo. Allora, cominciamo a togliere quell'affare lì che mi dà fastidio. Fretta non ne ho, però schivare invece sarebbe una buona idea. Dicevo, fretta non ne ho. Il coso l'ho già, il trinket l'ho già trovato, che è una cosa molto bella. Però se si mette in un posto in cui posso spararle, non stia qua tutto il giorno, signorina. Grazie. Qua c'è anche mezzo cuore che facciamo che andare a prendere subito perché tanto ci serve. Signora Cacchetta è contenta che sopravvive qualche secondo in più. E vediamo cosa troviamo qui. Chi lo sa? Una schifezza troviamo qui. Bene. Sono contento che iniziamo bene. Allora,
togliamo questo fuoco prima che lei si infiammi anche, grazie. Allora, Caino, sarebbe bello trovassimo delle pillole. E sarebbe bello io non mi gettassi come un pirla in mezzo alla gente. Però, vabbè, troviamo delle bombe. Allora, togliamo questo coso qua al centro che mi dà fastidio a bestia. Oh, già meglio. Questa è già una cosa che mi piace. Secondo me ci sono pochi mostri per una stanza così grande, è vero, ma ne siamo usciti già vivi, è già un... siamo già contenti di questo noi. Facciamo così, facciamo così. Bene. Poteva andare meglio. Ma non ci lamentiamo, giusto? Adesso andiamo a cercare una secret. Caino e Folly in Grigier Mod praticamente rompi il gioco uno su uno. Perché questo Caino è il Tainted Caino. Va bene. Va bene. Voglio vedere se ci siamo persi della roba, tipo qua ci siamo persi una chiave, qua ci siamo persi una moneta, qua ci siamo persi delle bombe. Chi è? Magico Bue! Mi sento in colpa perché ho preso Repentance su Steam e mi sono scordato di usare il tuo referrer. Allora, non ti sentire in colpa perché non c'è il referrer di Repentance, c'è soltanto del tutto il resto di Isaac, non di Repentance perché non c'è ancora in nessun posto in cui abbia il referral. Perché Steam, maledetta Steam... non hai referral link per Steam. Però permesso, grazie. Quale cuore non recupero? Ciao Cavaliere di Venezia. Ciao Vashwix. Quale cuore non recupero? Grazie, arrivederla. Allora, un bel HP up, va bene. Non so perché ho fatto questa cosa, mi sta sulle balle quell'affare lì. Andiamo a vedere dentro la cosa, cosa c'è. Era su una grotta nera. Che cosa era su una grotta nera? Cosa stai dicendo? Mi dia le locuste, va bene. Allora, recuperiamo il trinket invece. E andiamo a posarlo dove dobbiamo posarlo. Ok, poi... Ciao Matto, io vi do adesso il pranzo.
Io non l'ho fatto. Che cuore devo recuperare qua? L'ho preso il cuore. Non te ne sei accorto che ho preso il cuore, ma l'ho preso io il cuore. Allora, mi serve qualcosa qui? No. Anche perché in mappa non me lo fa vedere, cuore rosso non ne ho bisogno. Quindi, qua sotto non c'era niente. C'è un cuore rosso che non mi serve. Andiamo giù. Allora, mi piaceva quella bomba infinita, ne vorrei altre, grazie. Ma un'altra Curse of the Blind, no? Posso vedere che oggetti prendo oppure devo stare sempre all'oscuro di che cavolo sto prendendo? In compenso qui abbiamo trovato 8200 posti da aprire con la chiave. Vabbè, prendiamo quelle. Muco Kosaka, bello. Due chiavi vanno bene. E qua c'è un altro trinket che lasceremo nel posto appropriato. Allora, andiamo a vedere qua cosa c'è. C'è qualcosa che non so cosa sia, ma che prendo lo stesso. Una slot machine. Portiamo la slot machine. Dannazione, devo, quando li prendo con questi devo aspettare che muoiano di quello. Allora, là c'è un cuore nero. Quante bombe mi servono per arrivare? Direi tra le 3 e le 4. Prendiamolo. Così abbiamo aperto un affare. Un altro coso in, mamma mia. Delle telepills. Che mi stanno anche bene, onestamente. Qui abbiamo un trinket da spostare là. Così abbiamo due tentativi per la Ultra Secret quando torniamo indietro. Non l'avrei preso, Tini, non ti preoccupare. Non avrei preso il patto. Voglio l'angelo, non volevo il diavolo. E un nuovo sparo, lo sticky bomb è fatto diverso. Riprendiamo questo. E finiamo di esplorare che non si sa mai. Devo farmi gli affari miei e invece non me li sono fatti. Allora, cuori ne ho, quindi posso andare qua a vedere cosa c'è qui. Dei cuori azzurri che vanno benissimo. Va bene. E direi che sono a posto. Ho un judgment.
Che ci portiamo appresso, sì. Non l'ho raccolto, matto, il trinket. C'era Satana, sì, lo so. Ma non l'avrei preso. Satana. Sarei andato a cercare l'angelo, quindi chi se ne frega di Satana. Anche perché non entrare nemmeno, vi ricordo che mi dà una percentuale più alta di trovarlo a questo piano qua. Piccicane uno, grazie. Ho sbagliato a girare. Sì, venite dritte, per piacere, grazie. Prendiamo del range. Niente, mi ci sono buttato proprio in faccia così. Va bene. No, pensavo ci fosse, peccato, vabbè. Se non smetti di alzare il prezzo, però 12 che della donation dovresti rialzare quella degli angeli. No, si conta, ma mi dà due pezzi adesso che è messo così. Cioè, ne ho lasciato due trinket, quindi mi lascia due red key. Io più trinket ho, più opportunità ho di trovare l'ultra secret, e l'ultra secret mi dà un altro oggetto dell'angelo. Telepills, ci poniamo il problema dopo. Però, signor Telepills, stia lì tranquillo, non dia fastidio. Dopo vengo a prenderla. Questo qui, quello là. Se gli si attaccasse da fare, grazie. Molto gentile. Oh là. Andiamo a vedere cosa c'è qui. Questo fa schifo. Schifo di oggetti, mamma mia. La scala. La scala potrebbe farmi andare a prendere quella cosa bella. Quel cuore bianco, quindi in realtà la scala potrebbe essere un HP up, in realtà. Va bene, abbiamo già perso il patto, va bene così, grazie, è stato un piacere. Lei muoia di quello, grazie. Questo è un altro trinket che dopo spostiamo. Là c'è un cuore rosso che l'abbiamo visto prima. Non so se la scala riusciamo a permettercela. Allora, signor cuore. Ok. No, basta che sia a terra nella stanza del boss. No, il posizionamento delle secret puoi solo intuirlo conoscendo le regole con le quali vengono piazzate le secret, essenzialmente. Non puoi vederlo dalla grafica. Allora, vorrei sapere se quel cuore bianco io lo posso prendere oppure no. Mi scusi. Sì, se prendo la scala posso prendere quel cuore bianco. Ho quattro bombe, quindi in teoria, se non vado in panico e non le uso per il boss, posso prenderle. Posso prenderlo con quello.
mi dia troppo fastidio per cortesia. Faccia il bravo. Schivare abbiamo schivato. Schivare abbiamo schivato. Non si è ancora abbastanza vicino, lo so, però rischiamo lo stesso, è andata bene lo stesso. Perfetto, allora, questo lo prendiamo, poi. Prima, ah no. Prima facciamo le cose che possiamo fare con sicurezza. Che sono prendere questo e andare a posare questo qui. Judgment però lo lasci lì perché tanto devo fare dell'altro. Poi recuperiamo questo qua. Andiamo a riprendere Telepills. Avendo noi preso Telepills, avendo noi preso Telepills, andiamo, questo qua lo facciamo saltare, ok, andiamo qua dentro, questo è un AWADS che usiamo qui, che mi dà un crawl space. Il crawl space mi dà il mam eyeshadow. Usciamo da qua col Telepills. Poi torniamo qua dentro. Mettiamo una bomba qui. Recuperiamo la scala. Ne mettiamo un'altra. Recuperiamo la pillola. Che mi dà shot speed up. Andiamo a recuperare il cuore bianco. Che vuol dire che oltre ad avermi dato la scala mi ha dato un HP up essenzialmente. Recuperiamo questo mezzo cuore. Recuperiamo Judgment. E quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. E si scende. Buongiorno Gwenfar! Hai mangiato qualcosa? Erano soldi con i cuori donati. Eh? Ma non avevo abbastanza cuore in giro. Avevo mezzo cuore che mi avanzava da tutto sto giro. Vedi Magico Bue che nell'elenco delle cose i primi tre sono sponsorizzati, il quarto no. Ok, allora perfetto. Perfetto, un altro trinket. Tut tiers. Abbiamo uno di luck. Vediamo come va avanti questa baracca e poi decidiamo. Recuperiamo la un'altra chiave che fa sempre bene all'umore. Un altro cuore lì va bene. Ok, altri due cuori vanno bene. Poi vediamo come possiamo spenderli. Aia. Niente cuori blu per Paolo, purtroppo.
Dai, però mi hanno chiuso malissimo questi qua. Ok. Uno va bene. Che politichino mi hai sbloccato? Mi sono detto questa frase 10 volte prima di terminare veramente la mia tesi, ma ovviamente era una cosa mia, perché la mia relatrice era una signora incontenibile, incontentabile. Not specificazione, grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Allora, andiamo avanti. Buongiorno. Allora, lei è il più fastidioso di tutti, qua in mezzo. Bello, lo sparo questo qua, ma se non rimane attaccato e non esplode non fa niente. Allora, The Sun. Dunque, sicuramente ci porteremo appresso The Sun e non il Beggar. Quindi vediamo che Beggar è. Io immaginavo fosse questo Beggar qua. Va bene. Fin qua tutto bene. Al momento abbiamo tre cuori pieni da dargli. Ma mi ha incastrato la scala, maledizione. Maledetta scala. Ok, andiamo a vedere qui cosa c'è di bello. Dei ragni, dei quali non sentivo il bisogno. E niente, quando sono quelle di merda, sono quelle di merda, va bene. Venga via con me, pace. Ah ah! Allora, io avrei necessità di alzare la luck, ve lo dico. Belli tutti questi spari speciali che ho, però senza della luck è molto difficile che ci faccia qualcosa. Pillola e il tap. Allora, posso pagare 5 per avere 7 in cambio. Oppure posso andare a vedere cosa c'è qua e decidere dopo. Qua non c'è niente. Quindi, dicevamo, posso pagare 5 per avere 7 in cambio. Ma prendi quella chiave che hai la scala. Ma prendi anche questo che hai la scala. Giusto? Allora, io ho 1, 2, 3, 5,
5 cuori pieni. Non è vero, 3 cuori pieni, che questo mi serve. Più uno che posso comprare. Più The Sun. Quindi. Uno. Due. Posso ancora comprarne uno. Quindi. Fai il bravo. Non ha fatto il bravo. Metal Dani, ciao. Uno spostamento costante, mal di gola e febbre ormai 2 settimane. Urca. Mi spiace. L'isolamento fino al 3, tu finisci la quarantena oggi. Vabbè, spero di tenerti compagnia nell'ultimo giorno di quarantena. Allora, facciamo il boss. Poi poniamoci il problema di cosa fare con quello da fare là. Magistrale questo boss. Allora, abbiamo un altro cuore. Intanto facciamo così. E prendiamo un'altra pillola. Anzi, prima di far questo facciamo un'altra cosa, che è questa. Prendiamo il cuore, posiamo il trinket. Poi dopo decidiamo quale tenere dei due. Andiamo a riprendere il trinket. Ciao Mauro! Ho ripreso il trinket. Adesso abbiamo l'opzione di dire. Usiamo The Sun. Oh, bello. Così. Siamo già diventati mamma in tutto questo. Vai.
Lucifer the Devil, io vorrei comprare questo gioco, è la prima volta che lo provo se lo prendo, ma comprare questo DLC devo comprare solo il Roberto, tutti gli Eyes, devi comprarli in ordine, Lucifer. Devi comprarli in ordine. Allora, questa stanza qua la teniamo per dopo. Allora, se uno di voi due morisse, io vorrei tanto del danno, perché è tutto molto bello quello che ho, ma è anche tutto molto inutile. Lei stia qui un secondo. Lei va bene che l'abbiamo preso. Leviamoci dei piedi. Recupera The Lovers. Dammi due cuori. Recupera tutto il resto e andiamo avanti. Stavamo dicendo. Vai con Experimental Pill che mi dà luck, molto bene. Allora, cosa cambia tra tutti gli Isaac? Sono uno è il gioco base e l'altro sono le espansioni. Ogni espansione aggiunge contenuto, ne aggiunge parecchio. Quindi il mio consiglio è comprati Isaac 1, se ti piace e dici cacchio ne voglio di più, comprati anche i DLC, anche uno alla volta, tanto ognuno di quelli aggiunge qualcosa, quindi non è che... È un po' il concetto dei DLC, no? Se il gioco ti piace ti posso interessare i DLC, ma finché non hai giocato il gioco base, che te frega il DLC? Che ti frega di avere una cosa che ne hai di più di una cosa che non sai se ti interessa? Sempre il concetto del quando io vado al ristorante, se ordino una roba che non ho mai mangiato, non ne ordino 6 piatti, ne ordino uno e vedo se mi piace. Non so voi, ma io faccio così. Poi, se mi piace, allora ne ordinerò degli altri, ma se no... mi sono rincoglionito io su questa stanza, aveva ragione lui. Allora, mi dai un oggetto decente, tipo, non lo so, un alo. Toh, così alziamo un po' tutto. No, una merda inutile. Porca miseria. Dammi. Va bene, qualcosa si è suicidato senza che me ne accorgessi perché l'avevo perso di vista. Vurp che mi ridà Experimental Pill, che mi dà HP up. Bravo Experimental Pill. Andiamo a vedere cosa c'è qui. Una mappa. O una pillola non identificata. O volendo anche entrambe. Tanto prendiamo la mappa. Oh, che bello. Allora, pillola identificata, telepills.
Quindi facciamo VURP, che mi dà Experimental Pill, che mi dà un altro HP Up. Poi facciamo VURP, che mi dà Experimental Pill, che mi dà Shot Speed Up. Poi andiamo qua e facciamo questo qua che mi dà Speed Up, e questo che mi dà Range Up. A posto, grazie. Chi è? Raffaelele, grazie per il follow, benvenuto su Andesa di Pixels. Si può giocare sempre all'infinito oppure termina del tutto? Non so. Allora, in teoria esiste una fine di Isaac che è sbloccare tutto. Allora, esiste una fine di Isaac di trama. Arrivi a uccidere un certo boss e la trama è finita e tu hai finito Isaac. E hai visto il 10% del gioco. Perché poi ci sono 34 personaggi con cui giocarlo. Ci sono 600 e rotti achievement, ognuno dei quali sblocca qualcosa, che sia una challenge, che sia un oggetto, che sia un trinket, che sia qualcosa, un nomino per il co-op, eccetera eccetera. Ciao Cadere di Venezia. Quindi la domanda è: cosa consideri tu finire Isaac? Questo vale per primo Isaac, che ha meno achievement, e vale per l'ultimo Isaac. Grazie MacRage, e siamo a 40 mesi. Grazie Paolo per questi bei mesi passati assieme. Ma grazie a te per la compagnia, MacRage. 40 resub ed è bello come la prima volta. Quindi è un po' la domanda è quanto tu ritieni, cioè dove tu ritieni che sia la fine di Isaac. Considera che io ci ho giocato una roba tipo 1300 ore. E non ho ancora finito adesso che è uscito Repentance, tanto per capirci. Distanze piccole, maledette. Lei non è che da qualche parte c'è una tinta, vero o no? Aia! Ecco una Tinted. Ecco un altro trinket che mi fa spawnare dei cuori. Che al momento prenderei, giusto perché più cuori ci sono meglio è. Range. Range. Ho oggettivamente trovato un oggetto fortissimo, un Caino. Allora, qui queste cose ci sono due stanze del tesoro, ne ho trovata una sola. Laggiù c'è una stanza bella grossa in cui secondo me è una buona idea fare così. Allora, andiamo di qua. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Arrivederci. Grazie, molto gentili. Allora, e quanta roba che c'è da esplorare ancora in tutto questo giro. Sì.
Un altro trinket. Telepizza, quella potevo fare a meno, va bene. Chi è? Tanta stronza, mamma mia. Experimental Peel che mi lasciò speed up. Chi è, dicevo? Pandic, quinto mese per te. Grazie Pandic del supporto. Ben arrivato, buon sabato. Il rebirth e questo sono uguali, sono qualche oggetto in meno. No, tu devi prendere. Allora, fai gioco per piacere. Qualcuno faccia punto esclamativo gioco per piacere. Perfetto, devi prendere il rebirth. Ok, tu prendi il rebirth, giochi il rebirth, poi quando dici voglio comprare il DLC, compri Afterbirth, che aggiunge roba, poi compri Afterbirth Plus, che aggiunge altra roba, poi compri Repentance, che aggiunge ancora altra roba. Ok. Ti sconsiglio di giocare il primo Isaac, perché non ha senso giocare il primo Isaac rispetto a questo. Se la domanda era quella, se devi prendere Binding of Isaac, non il Repentance, ma l'altro, no, prendi questo, prendi Repentance. Cioè, prendi Rebirth, scusami, non Repentance. Un altro effetto, l'effetto dell'uomo paziente, questo qua, e lo chiameremo. Che distrugge tutto ma con gran calma. Temperance e the world. Non è che mi serva. The world, perché non dovrebbe farmi vedere la super secret. Tanto non me lo porto dietro, quindi è rilevante. Sponia. Non volevo far telepills, maledizione. Tanto l'avevo anche già trovata la super secret, quindi vabbè, fa lo stesso. Va bene a Telepils, grazie. Se non mi sono spiegato perché non ho capito la domanda. Vale come risposta. Sempre attaccarsi a tutto in Isaac. Tutto. Bisogna attaccarsi a tutto. Esatto, anche per arcobaleno, ma non quelle date da un oggetto solo, ma quelle date da 182 oggetti. Joker. Grazie. Continuiamo con la sequenza. Che vi devo dire? Continuiamo con la sequenza di oggetti, di effetti a caso nelle lacrime. Ci vorrebbe della luck up gioco. Io te lo dico, poi fai tu. Come sempre, io esprimo un desiderio, poi. Eppure tanta ne vorrei, eh. Chiavi Leo, The Magician mi piace molto.
Non ci passavo qua. Ma no, sono uscito dalla stanza senza volerlo. Ok, adesso. Dodici. Tredici. Speed up. Temperance. Un cuore va bene. Poi, qua c'è ancora qualcosa. Anche se lo facessi, non riesco a fare sicuramente una carica piena. Potrebbe darmi un oggetto. Non ci sono oggetti così interessanti, secondo me, nella pool dei tizi. Non volevo far questo, ho sbagliato. Volevo far questo. Ok. Pillola, grazie. Miglia dell'altro range, che va bene. Qui ho già preso l'angelo, ho ancora un negozio dopo. Ho capito tutto, ho pensato che tutti gli altri che venivano dopo erano tutti base, tranne questo che è un DLC, ok. Ecco perché ero un po' indeciso, non avevo capito bene. Perfetto. Come tutti i giochi sostituiti, una volta che li copri sono legati al tuo account. Assolutamente sì, non so chi l'ha chiesto. Ah, ok, sì, se è un gioco su Steam, sì. Sì, potevo farle. Sono d'accordo con te che potevo, però non le ho fatte. Grazie che si è tolto dai piedi. Speravo che facesse proprio quello, guardi. Vabbè. Eccolo lì. Allora, andiamo a fare un boss. Perché ne ho due da fare io di boss. Ok, e il cubo l'abbiamo preso. Ora usciamo da qua. Andiamo a cercare questo. L'abbiamo preso. Andiamo a correrci con un cuore. Anzi, prima di dimenticarmi. Lasciamo un altro di sti trinket qua. Poi.
Lasciamo un altro di questi trinket qua. Poi. Recuperiamo questo. Lì c'è mezzo cuore, qua sotto ce n'è un intero. Grazie. Teoricamente abbiamo altri due trinket che possiamo lasciare. Facciamolo. Ah, avrei potuto prendere questo entrando dal boss. In realtà potrei usarlo per entrare dal boss, questo qua, e generare un'altra pillola. Quindi, portiamo questo qui. Non ho una bella build, quindi devo un po' cercare di fare quello che posso con quello che c'è. Tanto per cominciare da capo perché i save game non sono multipiattaforma, quindi non posso caricare i miei achievement da PS4. Esatto. Ok, adesso andiamo a recuperare quell'ultimo affare. The Fool ce l'abbiamo. E siamo a posto. Sani siamo sani. Andiamo a recuperare l'ultimo trinket prima di fare delle cagate. Ok, ho recuperato un trinket. Troppo forte dall'istinto di schivare i buchi, anche sulla scala non me lo ricorderò mai. Abbiamo The Fool, abbiamo The Fool, andiamo. Ok. Calma, sangue freddo. Peccato, il regime era giusto, ma era un azzardo mettere la bomba lì, mi rendo conto. Un sacco di danni, ma non ci possiamo fare molto, avendo uno sparo veramente brutto. Ok. Irrilevante cosa prendiamo, tanto lo dobbiamo posare e andiamo via. Adesso. Siamo dall'altra parte del mondo. Vogliamo fare ancora questa stanza? Facciamo ancora questa stanza. Abbiamo fatto anche quella stanza. Adesso recuperiamo dei cuori. Qua c'era un cuore da comprare. Sì.
Andiamo a posare l'ultimo trinket. Abbiamo posato l'ultimo trinket. Torniamo a prendere questo. Andiamo a prendere il trinket che ci portiamo dietro. Apriamo la porta super segretissima e andiamo giù. Ok. È sotto di me il trinket. Aspetta che adesso lo vedi. È sotto di me. Ok, allora. Porca miseria. Niente, solo soldi, peccato. Altri soldi. Altri soldi. Oh, santa pazienza, allora. Così. Così. E quello può star là. In realtà ci posso passare? No, è più larga di V1, quindi non ci posso passare. Perfetto. Qua non c'è la secret. Qua non c'è la secret. Qua non c'è la secret. Giusto per scrupolo, qua non c'è la secret. Qua non c'è la secret. Voi direte, Paolo, potevi fare così. E io vi dirò, avete ragione voi. Potevo fare così e non l'ho fatto. Ho troppi poteri, amici, che devo ricordarmi di avere. Troppi poteri, troppi. Abbiamo trovato la secret. Abbiamo preso un cuore. Va bene. Power pill. Orf, che tanto ci abbiamo power pill. Prendiamo questo. Esattamente perché mi aspettavo succedesse questo. Prendiamo questo. Mi aspettavo proprio succedesse esattamente quello. Ah, un drowser, una pillola tanto bella una volta. Quanto non lo sei più. Tu sei the world, via. Scopri la mappa. Un altro cuore nero. Bombe ne abbiamo una. Ma questo si apre anche con lo sparo corrosivo, ve lo dico. Caso mai non lo sapeste. Questa non credo che vada giù con lo sparo corrosivo, difatti, però. Ho un tier zap, alleluia.
Tra l'altro, io non so se lo sapete, ma la siringa esce, vi fa fuori anche sti rompicoglioni. Che credo tornino se rientriamo nella stanza. Sì. I'm drowsy è diventata veramente una pessima pillola rispetto a prima. Ah, anche questo non so se lo sapete. Lo sapevate questa? E purtroppo questo qua non possiamo aprirlo. Al momento andiamo a cercare una bomba. E tra l'altro la palla si rigenera, ma l'affare no. Non le spara più. Ah, non le spara ancora, ok. Volevo vedere dove le posizionava, per curiosità. Che palle però. Procca, siringa. Vabbè, non me lo vuol far sapere dove le posiziona se la spacco. Va bene. Vedo così vedere dove le posava. Però non, è una prova che probabilmente non potremo fare perché. Dai! Vabbè, non lo sapremo mai, mi sono rotti i coglioni. Ok, uff. Stia buono lì, lei un secondo, grazie. Molto gentile, qua torno dopo. Ok. Uff, andiamo a prendere il negozio, andiamo a prendere l'altro affare. Pillola. Orf mi interessa poco, grazie. Aia.
Questi qua li cerchiamo all'uscita. Questo qua lo prendiamo. Forti di Taos Energy, va bene. Imdrausi non mi serve. E il TAP lo prendiamo. Speed up lo prendiamo, ma non ci serve a nulla. La carta è un Justice, che mi dà il cuoricino che mi serviva. Un simpatico restock, va bene, che non serve più assolutamente a nulla. Allora, The Stars, bello The Stars. Se muore mi fa una cortesia, grazie. Ok. Detto questo, andiamo nella stanza del blu. Dobbiamo fare dell'alto prima di andare dal boss. Cioè, andare a ricominciare a risalire. Mi sembra di no. Ah, volendo abbiamo il tizio dei cuori. Fossimo mai super fortunati. Ho ancora mezzo cuore. Facciamolo. Ma giusto perché non mi stica, non ci ho provato. Starò senza mezzo cuore. Per cosa mi serviva la bomba? Ci fai vedere come funziona Drowsy in the Shop, per favore? Certo. Questo è il mio sparo, ok. Rallenta tutto, me compreso. La cassa sotto le scale, bravo. Bravissimo. Mi ricordavo che ci serviva una bomba per qualcosa, non mi ricordavo più per che cosa. In realtà... Ma dormi. Sì, hai ragione, avrei dovuto fare tutto il giro col letto. Ci ho pensato adesso mentre lo toccavo. Vabbè, pazienza. Facciamo finta che ci avrebbe dato un oggetto brutto. Femmina di Hermit, che non mi serve più. Grazie. Fate finta, dite con me, era un oggetto brutto. Ok. Vabbè, succede anche a me, amici. Allora abbiamo The Tooth o abbiamo Iron Bar. Ma aggiungiamo un altro effetto a tutto ciò. Ma sì, ma tra l'altro la cosa spacca anche questi, domanda. La siringa spacca anche questi. No, questa non li spacca, perfetto. Che brutta situazione. Che brutta situazione. Ma perché è pieno di tutti sti stronzi qua ovunque? Ciccini, su. Smetti di rompere i coglioni orrendamente. Ok.
E qua si può salire. No, non funziona, io non lo vedo diverso, Magico Bue. Purtroppo io non lo vedo diverso. Allora. Schiappettamento folle qua. Allora qua purtroppo abbiamo un piano XL, maledizione. Vabbè, speriamo che non... di essere fortunati. Speed up non mi serve più, speed up, gioco, te lo dico. Poi fai tu. Non so come li ho schivati. Non ho idea di come li ho schivati. Difatti, questi qua non li ho mica schivati. Basta, speed up! Ho appena detto basta speed up. Un secondo fa ho detto basta speed up. Justice, dammi un cuore. Allora, qui potrebbe essere. Ma purtroppo non è. Andiamo a riprendere un'altra. Permesso. Qui potrebbe essere. No. Improbabile. Non è impossibile, ma è improbabile. Per te, su a destra. Quindi qua, perché là non può essere perché c'è il boss, potrebbe essere qua sopra. No. Sì, sarebbe. Allora, se io apro la stanza a destra, potrebbe essere solo in alto. Come faccio a spiegarvelo? Da questa stanza. Vurp, stia lì un secondo. Non era qua. Ma te dove esplorare perché ho trovato i bordi di queste mappe? Quindi lo devo fare comunque, non è che.
il livello dove ho più red key e ci provo. Sinceramente. Allora, va bene. VURP, usala. Speedup non mi serve. Usala, speedup non mi serve. Speedup non mi serve. Davvero gioco. Range up non mi serve, ma lo prendo lo stesso. Forti Energy. Telepitch non mi serve. E I'm drowsy. Mamma mia che schifezza. Quanti speed up possono capitarci? Non mi sfugga lei che poi mi becca ancora. Ah, vabbè, mi sono spostato e l'ho preso in faccia. Allora, qua potrebbe essere. Sì, qua potrebbe essere. Ma non è. Però ci sono delle belle cose qua, magari. Ne abbiamo ancora una. Trovare l'Ultra Secret è un gioco contro le regole di A, cioè. Potrebbe ancora essere qua. No. Purtroppo non era qua. Però mi dà un default. Allora, qua quel che potevamo fare l'abbiamo fatto. Evidentemente era ancora in quella. Nella prima che ho detto improbabile, ma può essere. Poteva essere solo lì ancora. Mamma mia, devo schivare i proiettili di tutti. Ma che qua avevano lasciato questo. Lì potrebbe esserci. Proviamo lì. Proviamo lì.
No, c'è anche HP App, ce ne andati un sacco di HP App. E solo che c'è anche Tirzab, ma non ci sta capitando assolutamente mai. Vabbè, abbiamo fatto mezzo cuore con questa attività. Rivederla. You need to repent. You need to confess your sins and become saved. Let his light Allora. You cleanse your soul. You are insane. You are taking this too far. Can't you hear how you sound? Pray with me. Pray for your salvation. Come, pray with us, Isaac. Non siamo molto fortunati, con queste dove sono finito, con queste ultra secret. Non siamo molto fortunati. Tears up, grazie. C'è anche Experimental Treatment che è stata ottima. Sinceramente. Un altro mezzo cuore l'abbiamo preso. Dunque. Va bene. Ma no, questo lasciamolo lì, va. Mezzo cuore l'abbiamo preso. E... abbiamo affrontato con perizia. Ok, altre due chance. E poi il prossimo, questo è Basement 2, giusto? Sì, quindi la prossima dobbiamo tenerla. Cos'è rimasto? Un ragno. Un ragno, buongiorno. Shot speed up. E la portiamo a casa. Questo almeno si spera sia un piano un po' più piccolo. Ne abbiamo due qui. Vediamo se siamo più fortunelli. Circondato malamente. Ok. Ok, qui abbiamo una cacca. Quanti punti vita che hai tu però, signore maledetto. Ok. No, corri l'odio.
signore qua ha veramente troppa vita, secondo me. Ha sbagliato uno zero quando l'hanno scritto quanta vita aveva sto tizio. Secondo me. Detto questo è un VURP. Experimental pill, VURP, experimental pill, va bene, poi, cracked key, dove può essere? Può essere ovunque, questa è quella che ne ha due in teoria di adiacenti, la cap è la cosa più bella che potevi darmi, ti assicuro. Ok, allora ne ho ancora una. Gwenfar, tu che c'hai l'occhio, dove? Io direi sopra la treasure, perché l'altro posto che può essere è sotto a sinistra. In realtà ci sono tre posti in cui può essere. Aspetta. Non mi muovo. Calma. Guardalo così perché se no c'ho il crampo al dito che tiene premuto tab. Sì, enigmista. Perché dentro la stanza rossa può anche esserci un boss, capito? Qualsiasi cosa. Sì, ma c'è una possibilità sola, mentre in tutte le altre tre ce ne sono due. Tu dici che qua... No, qua non può essere perché ci sono degli sbarramenti. Vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo escludere. Questa può essere. Questa può essere. E questa può essere. Vabbè, non posso stare qua 6 ore e mezza, apro questa. Non era quella giusta. Peccato, non ne abbiamo trovata neanche una, nonostante ne avessimo 840. Vabbè, pazienza. Cacca arcobaleno. Via. E adesso non posso più cercarla, questa è l'ultima che ho e me la devo tenere. Gioco, se tu fossi così cortese da darmi un Beggar, io ho 77 monete delle quali non so cosa farmene. Gioco, se tu fossi così cortese da darmi un Beggar, io ho 82 monete delle quali non so cosa farmene.
ne faccio ancora una e prendo un'altra pillola. Mi scusi, dottore. E il tap? Non mi serve il tap. Vabbè. Va bene. Va bene. Scusate se faccio le prove stupide. Ok, niente. Voilà! Caino l'abbiamo sbloccato. Due achievement, dai! Yeah. Non mi serve il gioco, posso dirtelo. Vabbè. E vabbè, è andata così. Con questa build dubito di riuscire a fare Dogma e i Cavalieri dell'Apocalisse. Sono spostato in tempo, fanculo. Un po' troppi ce n'erano da quel lato lì. Dubito con questo sparo qua, però ci proviamo. Giusto. Dogma è stato carino, mi ha fatto gli attacchi meno rompicoglioni di tra tutti.
Speravo che l'Ultra Secret mi desse un oggetto più rilevante. Sinceramente. No, no danno. Ok. Ok, due. La camera devi dare molto prima, signor gioco, ma molto prima dovevi darmene. Aia. Ok, no, questo va bene ancora. As he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping and his father taking money from her purse.
He heard the late night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights, and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body, his shame, his worry, pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so, Isaac and his parents lived in a small house. Yeah, Asia Worlds 2203, grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Allora, piccolo consiglio. Sono molto utili le bombe contro l'ultima fase di Beast. Perché lui viene nella vostra direzione. E quindi tutte le bombe che salvate fino a quel momento lì sono del danno in più in quella fase. Perché lui viene verso... Scusate. Lui viene verso di voi e lasciando cadere le bombe va verso le bombe che gli esplodono sotto le chiappe. Non pensavo che ci sarebbe, l'avremmo fatto, ma l'abbiamo fatto. Ma perché adesso ormai l'ho fatto un po' di volte nel mio salvataggio, quindi i pattern incomincio a saperli. C'è qualcosa che mi frega ancora male, ma arriveremo anche a farlo molto più... tranquilli. Vi lascio con tremendo mal di testa e non riesco a tenere gli occhi aperti. Ciao Magico Bue, buon weekend. Pigliate una pastiglia o fate un pisolino. A seconda di che cosa causa il mal di testa. Scusate il silenzio, ma mi sono dovuto concentrare un po'. Vabbè, tre achievement. Caino gli abbiamo già levato dai piedi anche Beast. Sono stati bravissimi. Prossima settimana tocca iniziare Giuda. Giusto? Perché abbiamo sbloccato il Caino, il Tainted Caino. Per ora sembra ancora le cose semplici. E quando andremo qua che inizierà l'incubo. Per alcuni, per altri no. Ma ci sono dei personaggi da incubo. Uff, va bene. Bello, siamo stati bravissimi. Tre achievement stasera. Cioè oggi pomeriggio. Bravi. E quanti siamo quindi? Thank you.
eravamo a 416, siamo a 419. Dai, pian pianino ce la possiamo fare. Altri 19 achievement. No, altri 18 achievement e siamo di nuovo sotto i 200, dai. Sono piccole vittorie. Sono più 200 achievement da fare tra 19 achievement. Mi vengono i brividi, ok? Vabbè. Allora, adesso. Ah, adesso andiamo a prendere un po' di fresco. Arriva l'estate. Ci vuole un po' di fresco, giusto? Quindi, per chi fosse arrivato qua solo per Isaac, io il sabato dall'una alle tre faccio Isaac, cercando di completare il secondo salvataggio. Il primo me lo sto completando per i cavolacci miei e sono... Nel mio salvataggio vi posso dire, se volete, che sono a... Aspetta, che ve lo dico. Se Steam collabora. Steam non collabora. Nel mio salvataggio sono a 490. Quindi sono davanti. Dicevo, dopo aver fatto 2 ore di Isaac, si spera qualche achievement, che non sono più garantiti adesso perché facciamo tutte robe difficili, vi faccio vedere un gioco nuovo tutte le settimane, o quasi tutte le settimane, c'è qualche eccezione, ma intendo farvi vedere un gioco nuovo tutte le settimane. Prima di farvi vedere il gioco nuovo, devo impostare tutto tutto quello che è necessario per fare la live. Quindi devo andare a impostare OBS per cambiare il titolo della live, per cambiare tutte quelle robe lì. Devo andare a impostare tutti i vari comandi, perché poi voi, se volete comprarvi il gioco, come fate se non c'è il comando gioco? E quindi devo andare a cambiare tutti i comandi. Devo andare a cambiare il recappone, perché il recappone, se no poi voi, io lo so, fate recappone e nell'altro gioco vi dice che ci sono 600 rotti achievement e vi confondete. Poi, dopo aver fatto questo, devo andare a aprire Discord. Lo sapete che c'è Discord, persone? E Discord non è soltanto un software in cui si può parlare come il vecchio TeamSpeak, tanto per capirci, ma c'è anche la possibilità di fare della community. Ci sono un sacco di canali nei quali condividiamo cose. Uno di questi canali è un canale dove scrivo solo io, che condivido quando vado in live, mentre ci sono altri canali in cui possiamo scrivere, parlare e condividere altre cose. Ci sono canali dedicati ai giochi di ruolo, dedicati ai film, agli anime, ai board game, ai videogiochi, all'arte e ai libri. Quel canale sull'arte e ai libri, perché voi siete gente di una certa cultura e quindi avete anche il canale di arte e libri. Più libri che arte, ma arte e libri. Se volete venire a fare un salto e vedere com'è, potete farlo, è vostro diritto. Non è un canale aperto solo per i sub, è un canale aperto per tutti quelli che gli sono simpatico io o gli è simpatica la community. Basta andare su Discord. Quando entrate su Discord c'è un canale che si chiama Benvenubo, in cui voi dite: ciao, sono una persona nuova, il mio nick su Twitch è Pucci 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 Bu, o quello che è il vostro canale, il vostro nick su Twitch. Così io vi cambio il nick per il canale Discord nostro e basta, così io so con chi cavolo sto parlando.
perché altrimenti poi voi su Twitch avete il nome Pucci 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 Pu e su Discord avete il nome Scendi il cane che lo porta a passeggio e io non capisco con chi sto parlando e questo è, mi confonde, sono una persona di una certa età che si confonde e quindi poi vado a condividere questa cosa anche sul canale Telegram, perché c'è un canale Telegram che vi notifica quando sono in live e con cosa. Poi vado a condividere questa cosa anche sul canale Twitter, che è un canale in cui essenzialmente, che a me serve strettamente per notificare a chi mi manda le chiavi dei giochi che sto facendo il loro gioco, così sanno che insomma non l'hanno buttata via la chiave, ma che qualcuno ha fatto qualcosa. Poi, arrivati a questo punto, ho condiviso tutto quello che dovevo condividere e però devi cambiarlo anche in Twitch, Enigmista. Se lo cambi io ti cambio il nome, il link anche su Discord. A questo punto, siccome scaricare 3 ore di live e salvare 2 volte con un programma di cattura video eccetera eccetera e occupare il mio computer per una giornata non ne ho nessuna voglia, io adesso clicco ferma la live, clicco fai partire la live, in questo modo genialmente il Twitch separa le due cose, io lo importo su YouTube poi separate. E se qualcuno è interessato solo ad Isaac si può vedere solo la live di Isaac, se qualcuno è interessato solo al gioco che vi presenterò all'inizio della nuova live può vedere solo il nuovo gioco. Ho spiegato tutta la baracca, spero di averlo fatto in maniera chiara. Prima di cliccare ferma la live e ripartire la live vado a prendere una bottiglia d'acqua fresca perché ho sete e voi sapete perfettamente che io ho bisogno di bere nella vita. Eccoci qua. Facciamo il party mentre non c'è lo streamer. Ma fate il party mentre c'è lo streamer, festeggia anche lo streamer. Tra l'altro non vi ho ancora fatto vedere la maglietta del giorno. Sempre nella serie di magliette nuove che mi sono comprato. Oh, allora. Tanto tutti quelli che non gli interessava la cosa se ne sono già andati. Buongiorno a quelli che sono rimasti. Allora, se adesso io adesso fermo lo stream, se come dico sempre voi premete F5 compulsivamente, io nel giro di qualche secondo ricompaio. 3, 2, 1, ciao Alucard. 3, 2, 1, vado, torno subito.